ragazzi, ultima gara della stagione, potevamo iniziare la nostra pit walk in maniera banale? No, ma vi stupiremo, credo, perché grazie al lavoro del nostro team e soprattutto al lavoro di Davide Valsecchi, oggi realizzo il mio sogno, ma credo anche il sogno di tanti di voi. Vi faccio vedere dove sono? Ve lo mostro? Siete sicuri? Innanzitutto guardate come sono vestita, faccio un passo indietro io, faccio un giro. Questa è la tuta di Grosjean, questa è la sua monoposto. E grazie al team Mass, devo ringraziare oggi che anche Thanksgiving Day in America hanno permesso di realizzare il mio e il vostro sogno. Quindi sono pronta per salire in macchina, pronti a non ridere di me, immagino, Davide Valsecchi e Jacques Villeneuve. Mi ho fatto sorridere. Ragazzi. Brava Federica. No, bravo te. Bravissimo il team, ragazzi, grazie mille. Siete stati bravissimi. E Jacques, sale sulla Formula 1, mica male, ragazzi. Riesci a entrare, attenti ai specchietti, a non romperli. Riesco ad entrare, adesso ve lo faccio vedere se riesco ad entrare. Pronti? Can I jump in? Vai, provo. Uno, due, già un'impresa. Questa, bravo Jacques, l'aveva detto, attento agli specchietti. Allora. Ci sono dentro. Yes, perfect. Cinture? Oh, gliele stringono anche, la lega. Ragazzi, cosa pensate? Si fa un pit stop qua. Ok. Devono essere strette, eh? Adesso le mettiamo strette. Vai. Mi faccio ridere. C'è il mio saltino qui. E l'hanno messo apposta per me, ovviamente. Okay. Davide, ti hanno mai messo un saltino di te stesso in macchina? No. Ok. Voi mi dovete dire adesso cosa sto facendo, perché io sono... Allora, innanzitutto seduta in una maniera, e chiedo a Pino magari di mettersi dietro di me per far vedere la visuale che hanno i piloti. Il muso non si vede, ragazzi, completamente. No, non si vede niente, si vede la strada, ma e lontano. E cosa devi fare? Lo devi immaginare? No, ma con la velocità hai bisogno di vedere lontano in ogni caso, perché se sei seduta troppo alto, vedi la strada, poi perdi un po' il riferimento. Sono tipo sdraiata. Grazie, Davide. Ma io devo tenere il volante, cercherò di tenerlo qua vicino alle cinture. Ecco, così, perfetto. Le cinture, cerco di reggermi il microfono. Ready? I'm ready. What do you have to do? Cosa devo fare? So, hold the brake pedal. Yes. È molto duro da schiacciare, il pedale del freno. Yes. And hold the steering wheel straight. Yes. Hold on tight. Okay. Okay. We try. Oh, io sono pronta. Voi siete pronti? Wow. Non ridete voi due. Aspettiamo qualche danno? No, ragazzi, no. Io sto spingendo più forte che posso il pedale del freno, che non avete capito e non potete capire quanto duro sia. Vai. Oh. Ma in quanti mi staranno invidiando? Secondo me tantissimi. Incredibile questa cosa. Ok? Ok. Il team è stato perfetto, la tua faccia però non proprio da pilota professionista. Perché mi avevano detto è per quello che ci vuole il casco. Mi avevano detto di tenere stretto il volante e dritto. Ma io mi sa che non ho tutta questa forza, ragazzi. Adesso capisco perché. Meglio? Better? La lingua dentro, sempre. Scusa, sono concentrata. Ragazzi, lasciatemi la mia concentrazione. Parlate voi un po' per me, guardate che non è facile. Vibra tutto qui il volante. Attenzione che arriva l'altro. Vai, sono concentrata. Meglio, impara. Sto imparando. No, pensi che normalmente c'è il motore, stai sudando, hai il cuore a 160, stanchissima. Oh, stanchissimo i piloti, quindi in questo momento di 2 secondi devi essere concentrazione incredibile. Il freno serve per non trinciargli le dita dei meccanici dietro, perché se tu molli il freno ruote girano e perciò non gli puoi mollo, creare un problema, è fondamentale. Ma è davvero così pesante anche quando si è lanciati il pedale del freno? Perché è incredibilmente pesante. Mi dicevano che una Pino Scandinaro diceva che è circa 800... Non male, sei una professionista, ti abbiamo bisogno qua, salta giù quando puoi. Adesso, lasciatemi concentrare perché io mi sto divertendo. Vorrebbe scendere. Uno ancora, si diverte, per favore. Aspetta, adesso lo farò benissimo, ragazzi, sarete fieri di me dopo questa prova di pit stop. Ma non è facile. Dai, da casa sei il piede. Perfetto il team, perfetto te. Record. Bravi! No, io non tanto brava. Wow, vi dico, ma questa è senza retorica, che è molto più difficile di quanto sembra. Brava Federica comunque.
arrivi, frizione, pedale sul freno, wow. Sempre prima ingaggiata, il team fa cambio gomme. Ricordati, frizione scendi. A mano, non è col piede la frizione. Brava Fede. Grazie ragazzi, thank you to all of you, thanks, thank you very much. You realize a dream, thank you so much, grazie, 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 grazie. Beh, dobbiamo continuare, devo andare avanti a raccontarvi cosa è successo. Ragazzi, come sono stata? Un voto? Non dai, 5 no. No, tipo 3 però va bene. Ma dipende, per il sorriso, per la lingua, per che parte di voto? No, perché ero molto concentrata. Ma vi posso dire che ho un male alla gamba incredibile? Sì, poi non niente, in pista si stacca ancora più forte di quello che stavi sentendo. Incredibile, incredibile. Ha parlato però anche Romain Grosjean. Aspetta, guarda, quando parla di lingua, no, la lingua ma ero no. Ero concentrata, ragazzi. Bravo, va. Bravo. Mamma, bellissimo. La faccia del terrore. No dai, sono state bravissime, ci spostiamo perché loro devono fare veramente il pit stop. Intanto però noi abbiamo parlato anche con Romain Grosjean, che non mi ha ancora vista con la sua tuta. Non so se sarà geloso il fatto che gli ho rubato una tuta. Ma lo sa? Lo sa lui che è la tuta? Davide, gliel'hai detto? Lo scoprirà. Lo scoprirà, benissimo. Lo sentiamo, Romain Grosjean, eccolo qui.